long time ago in a club far, far away. Santa Maria Maggiore, il fulcro qui di Bergamo Alta, la parte vecchia della città di Bergamo, città medio-grande con 120.000 abitanti, cittadina che si porta con sé molta storia, molta cultura e soprattutto molta tradizione culinaria. Infatti proprio da Bergamo arrivano molti cibettini interessanti che vi farò vedere in questo food tour. Iniziamo! Largo Colle, pasticceria La Marianna per iniziare la giornata con una bella colazione tipica con il dolce forse base, quello entry level qui di Bergamo, la torta Donizetti. Fun fact a proposito della torta Donizetti, infatti leggenda vuole che sia stata realizzata in onore del compositore Donizetti. Infatti una sera insieme al compositore Rossini, per ritornare a Pesaro alla pizza Rossini, si trovarono per passare una bella serata insieme, però così non fu perché la serata fu caratterizzata dalle pene amorose del compositore Donizetti e così Rossini, per tirarli sul morale, chiese al suo cuoco di preparargli un dolce semplice ma buono, e così appunto venne fuori questa torta molto simile alla torta margherita, però con dentro della frutta e l'aroma di marraschino che piacque molto al compositore Donizetti. Andiamo al taste test. Buon appetito a tutti. Non è asciutta, non ti prosciuga la bocca come al solito di questa tipologia di dolci, è abbastanza umidina, leggera, si scioglie bene in bocca. Forse questo è dato dal fatto che c'è il burro. Anche i canditi di albicocca ci stanno da Dio dentro, insieme a quelli con l'anas. Non danno fastidio, sono dolci, arricchiscono la torta proprio. Che pensate, che io non lo faccia? Touch. Carichi adesso. Piccolo inciso per i bergamaschi, sono stato a Caffè Balzer, ma aveva finita la torta Donizetti. Seconda tappa per questa mattina, il fornaio. E uno preso. Grasso, mi serve il grasso. Ecco, proteine. Esattamente lui. Salumeria Angelo Mangili. Questa cosa di farsi i panini tipici durante il food tour mi piace. Mi sono preso del forno una bella ciabatta bergamasca. Oh, che buon odore del pane, ragazzi. Dalla salumeria mi sono preso un bel letto di salame bergamasco. Guardate qui che bel colorino. Ma che odore. Poi Bergamo è anche famosa per tutti i suoi formaggi, perciò mi sono preso anche un bel branzi stagionato 7 mesi. Sembra un po' il parmigiano, però non con una nota, diciamo, acida, aspra nel fondo dell'odore. Io andrei a prendere la nostra ciabatta prima di tutto. Si mette il salame così. Sento già il tatto tutto bello unto, grassoso. E questa branzi. E in effetti mi serviva un po' un coltello. Andiamo a spezzettare dentro e si va a richiudere. Olè, panino bergamasco by Francesco Zini. Raga, Bergamo Futur, bello. Sono sottovalutati i painozzi fatti così sul momento durante il futuro. Dolce salato, adesso si continua sul dolce. Andiamo. L'aria che si respira in questi borghi e le città italiane è qualcosa di magico ogni volta. È come se si ritornasse quasi 50 anni nel passato, dove passa una macchina ogni mezz'ora, sei circondato da questi palazzi in mezzo a queste viette. È proprio l'atmosfera tipica italiana questa. Lo sentite questo? Odore di casoncelli, direzione ancora più su.
questo posto inizia a piacermi tanto, con il gallo in sottofondo, la pace, bello. Nella pace si sentono le martellate in sottofondo e poi il brusio che viene all'interno di una stanzina di paese. Siamo arrivati. Non siamo neanche in un paesino, è un conglomerato di case appena sopra Bergamo Alta e per oggi a pranzo tra teoria parietti. Hanno il menù come piace a me, con le immagini grosse dei piatti e i nomi solo nella lingua tradizionale, solo nella lingua d'origine. In quel momento ho deciso di optare solamente per dei casoncelli alla bergamasca. Parmigiano, burro, salvia, pancetta, trasudano grasso del burro. Mezzasta, è arrivato, orgasmo culinario, con la pancetta e so qualcosa di illegale. La cosa più bella è che questo food tour fino a questo momento è ambientato solamente nella parte vecchia di Bergamo, cioè nella parte alta. Casoncelli da segnare nella cartina d'Italia. Insieme alla pancetta comunque c'è anche il pane crogiato insuppato nel burro che scrocchiarella sotto i denti. Tocco di classe questo. È quella puntina di croccantezza che ci va in ogni piatto secondo me. Anche la salvia è leggermente croccante. Oh, che bel pranzetto. Per me vale la pena venire a Bergamo da Firenze solamente per i casoncelli, per questi casoncelli. Assurdo. Qui proprio si va sul sicuro, non si può sbagliare con il panificio Nessi. E vi faccio vedere un po' il dolcettino tipico tipico qui di Bergamo. Il quale mi ha convinto a fare questo food tour a Bergamo. Lei, non così grande, quella più piccola, però lei. Ma che bei posticini che ci sono qui a Bergamo Alta. Anche il personale è super gentile, tutti molto accomodanti. Bello bello. Ho preso due cosettine. Hanno veramente un sacco di scelta dentro. Anche prodotti tipici, però confezionati soprattutto. Mi sono preso un bel pane alla cannella e mandorle. Molto morbido. C'è anche l'uvetta. C'è. E che vi devo dire? Uvetta, cannella, mandorle, si sente tutto. Abbastanza soffice. Questo nelle tavole di Natale ce lo vedo bene. Bergamaschi, fatemi sapere quando lo mangiate, in che periodo. Ma adesso, amici miei, secondo me veramente pochi di voi conosceranno questo dolce. Amici miei, vi presento lei. Cos'è? Chi è lei? Questa è polenta dolce. Ora, io non so se effettivamente è polenta oppure no. Non mi sembra polenta. La trovate praticamente in tutte le caffetterie qui a Bergamo. Bassa, alta. Sopra non capisco cos'è questo animaletto. Sembra tipo un Pokémon. È morbida. Più strati dentro. Pan di Spagna cioccolata con questo rivestimento esterno che sembra pasta di zucchero tipo. Ricorda molto le pieschine, quelle inzuppate nell'Arc Hermens. Però ha un sapore, se dovessi definirlo così a pelle, è il sapore di giallo. Lo sapete che? Non so gli ingredienti di questa polenta dolce, ma è possibile che ci sia la carota? Mi ricordano molto tipo le camomille, quelle lì, quelle arancioni, che c'è la carota dentro. Invece c'è il cioccolato. Io speravo ci fosse tantissimo la polenta all'esterno, uno strato di polenta, e dentro appunto c'era questo pan di Spagna con il cioccolato dolce. Però invece non è polenta, uffa. Comunque dopo ogni food tour che faccio rimango sempre più stupito di quanti cibi ci siano a giro per l'Italia. Non è che ci sono cibi caratteristici, tradizionali solamente nei capoluoghi di regione, ma in ogni città di ogni regione. Cioè è bellissima, è unica al mondo. Bisogna mantenere la tradizione, ragazzi. Bisogna continuare a tramandarla, perché siamo unici al mondo, sia per la cultura artistica che appunto culinaria. Viva l'Italia. Dai, proseguiamo. Allora, bellissimo il pranzo, bellissimi casoncelli, mi sono anche macchiato la maglietta, quindi direi ottimo, però manca ancora una cosa in questo food tour a Bergamo. Non lo sentite? Manca la polenta. Polenta, ci serve più polenta, ragazzi. E proprio per questo arriva il nostro aiuto, polentone o polent one. Polenta taragna con il ragù di chianina. La polenta taragna sarebbe essenzialmente polenta con dentro il formaggio. Tutto già bello mischiato. Pagata a 6,50 €. Già il 1° settembre inizia con la polenta, ti fa sentire proprio già la stagione invernale. Buon appetito a tutti. Formaggino che si scioglie bene in bocca. Io non so voi, sono toscano. Si mangia dalle mie parti la polenta in montagna magari. Però io sono un super mega fan. Vi invidio a voi del nord per questo.
queste cremine con la carne, con il ragù. Sinceramente la polenta taragna, con il fatto che c'è il formaggio dentro, me l'aspettavo filante. Invece no, invece è tutto bello amalgamato, cremoso. Un punto un po' a sfavore, però è buonissima. Questo posticino polentone è molto interessante perché nella polenta puoi scegliere fra quella normale e quella taragna, e sopra ci mette veramente di tutto: maiale sfilacciato, ragù di cinghiale, ragù di canina, e poi fanno anche la polenta con la Nutella. Ora, cioè, va bene tutto, mi sembra un po' una cosa blasfema. Io non la prenderò perché non mi piace Nutella, poi, cioè, è blasfema come cosa. Posso spiegare? Ero curioso dell'accostamento polenta e Nutella, ok? Cose del genere si possono trovare solamente nel nord Italia, penso. È tutto così sbagliato che potrebbe andare bene. Se non fosse annegata nella Nutella questa polenta. No, la Nutella sul telefono. Potrebbe starci. Però, oh madonna, sto distruggendo. Cioè, si può vedere una roba del genere? Questo qui è un appello a Space Valley. Come possiamo fargli arrivare questo video? Come possiamo fargli arrivare questo futuro a Space Valley? È buono con la polenta? La Nutella con la polenta è buono? In proporzioni corrette. Una cosa interessantissima per quanto riguarda Bergamo, che magari molte persone non sanno, tipo me, prima di questo futuro, è che la stracciatella, il gusto del gelato stracciatella, è stato inventato qui, a Bergamo Alta. Ed è stato inventato proprio nella pasticceria dove siamo andati a fare oggi colazione da Marianna. Perciò adesso ci sto tornando per andarmi a fare un bel gelatino alla stracciatella. Tutti i posti del mondo mi avresti potuto chiedere dove hanno inventato il gelato a stracciatella, Bergamo. Non l'avrei mai detto. Il gelato alla stracciatella, ma avete idea di quanto sia famoso? Inventato alla fine del Novecento, dove il creatore ha semplicemente unito al fior di latte, il gusto fior di latte, cioccolato fondente caldo. E quindi quando il gelato veniva mischiato insieme al cioccolato dava lo stesso effetto che dà l'uovo alla stracciatella, la minestrina con l'uovo tutto strapazzato, che viene da Roma. E proprio per questo si chiama stracciatella il gelato. È normale, non lo prendo mai il gelato a stracciatella. È figo pensare che è stato inventato qui. Ci sta, cioccolato molto buono comunque. Inventore Enrico Panattoni, complimenti. E adesso a proposito di latticini, continuiamo su un'altra onda, sul salato. Oltre ad essere la città madre della stracciatella, è anche la città, la culla di 7 formaggi tipici. Abbiamo già visto il branzi stamattina, il bel painozzo, però ce ne sono altri 6 da provare. Per questa degustazione di formaggi ho scelto Old Formager. Assortimento di formaggi bergamaschi. Li ho presi più che potevo, tutti quelli che aveva. Sono riuscito a prenderne 6. È stato veramente gentile il signore che lavorava lì, perché mi ha fatto tutte le fettine di ogni forma di formaggio e poi mi ci ha scritto sopra anche i nomi. Formai de Mut. Iniziamo proprio da lui. Alla fine scopriremo qual è il formaggio bergamasco più buono. Bello stagionato, delicato inizialmente, lascia un po' di asprognolo. Voto 6,5-7. Proviamo il roccolo. Tutto bello bianco. Sì, è molto lattoso. Non male questo, magari con un po' di marmellatina. Voto 7. Stracchino all'antica. Mi ha dato dei tocchi veramente giganteschi. Buono questo. Questo qui è da panino. Delicato, leggermente dolce. Ricorda un po' la mozzarella. 8 meno. Stracchinunte. Qui c'è anche un po' di muffetta, abbastanza cremoso. Tanta roba questo. Porca vacca. Però è il mio preferito. 8 deciso proprio. Questo qui nella pasta. Un branzi stagionato. Quello che abbiamo mangiato oggi nel panino, però ancora più stagionato. Tutto bello bucherellato. Sì, così sembra molto parmigiano reggiano. Non male, 7,5. Adesso, ultimo ma non per questo meno importante, il taleggio. Infatti il taleggio è di Bergamo, ragazzi, non lo sapevo io. Taleggio medio stagionato. Porca vacca. È fortissimo, non l'avevo mai assaggiato il taleggio io. Non mi invita per niente l'odore, sinceramente. Ricordo, non so se avete presente i puzzones. Oddio, ma perché sta di verza? No, non mi piace il taleggio. Aperitivino a modo mio. Ci
siamo rituffati sulla città alta di Bergamo. Infatti per stasera a cena si opta per la trattoria La Colombina. L'obiettivo per stasera prevede brasato con polenta. E con questo bel brasatino di manzo con la polenta direi che ci siamo. Possiamo concludere la giornata in bellezza. Speciale, tutto bello sugoso, salsoso, manzo bello tenerello. Che buono il brasato, carne tenera con questo sughettino. Non oso immaginare che soddisfazioni regali questo brasato di manzo con la polenta d'inverno, magari in montagna. Questo Bergamo Food Tour mi è piaciuto assai. Spero che questo Food Tour a Bergamo anche a voi vi sia piaciuto. Spero di avervi fatto scoprire dei cibi e dei posti interessanti dove andare a mangiare, dei posti nuovi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.